Sei tornato. Cosa c'è, mamma? Tua sorella aspetta con ansia che tu apra questa busta. Ah, i risultati dell'esame. Me ne ero dimenticato. Non ce lo vuoi dire? Ce lo deve dire, non è vero? È una cosa fra Brandon e l'università che sceglierà. No, non puoi. Ok. 1190. Prova a superarlo. Stai scherzando, vero? Che c'è da ridere? 630 in matematica, 560 all'orale. 560 e 630. Gemelli, fino in fondo. È disgustoso. Incredibile. Roger Azarian ha scritto una sceneggiatura. Brenda, metti giù. Ha qualcosa a che vedere con George Azarian? Sì, sto scrivendo un articolo su suo figlio. È un uomo che si è fatto da solo. Prima generazione, figlio di un immigrato. Adesso è una delle persone più ricche del paese. Brenda, smettila. L'ha dato a me, non credo che voglia che lo legga qualcun altro. Brandon, non essere ridicolo. I copioni sono fatti per essere letti. E ad alta voce, preferibilmente. D'accordo, vediamo. Io sarò Janine e tu sarai Robert. Esterno giorno, totale di una villa di Beverly Hills. Stile Tudor, immersa nel verde, con grande parco e piscina. Robert salta fuori dalla sua Porsche. Roger non ha una Porsche. Janine, una splendida bionda stile Twin Peaks, lo bacia con tutta la passione repressa dei suoi 16 anni. Continua tutti, prego. Inquadratura sulla piscina. Giorno. Robert e Janine si stanno asciugando dopo un bagno. Il suo bikini scopre quanto basta per attirare tutta l'attenzione di Robert. Torniamo a casa, sto morendo di freddo. No, a casa no, lui è ancora là. Dai, non è poi così cattivo. Non lo diresti se fosse tuo padre. Beh, che vuoi farci? Ognuno ha i suoi genitori. Potrei ucciderlo. Smettila. Non dici sì. E invece sì. Mi spaventi quando parli così. Ma l'idea ti eccita, vero? Avanti, vieni con me. Staccheremo il telefono. Mio padre sparirà. Filerà tutto liscio. Pronto? Non ci crederai. Avanti, spara. 510 in matematica, 540 all'orale. Kelly, sei stata fantastica. Già, ho avuto delle buone intuizioni. Hai parlato con Donna? Sì, ha detto che i risultati non sono ancora arrivati. Mi sembra strano. Già, l'ho pensato anch'io. Brandon, aspettami. Cosa? Dicevo, Brandon, sta leggendo un copione che ha scritto Roger Azarian. Ma chi ti ha detto di dirglielo, Brenda? No, Roger ha scritto un copione. Davvero? Lo conosci? Beh, diciamo che lo conosco abbastanza da vicino. Non mi dire. È uno stupido, mi ha lasciato perché suo padre gli ha detto che non ero adatta a lui. Brenda, attacca, qui la storia si complica. Kelly, ti richiamo, ciao. Senti questo. Robert allora prende la Walter in mano, tocca la pistola con fare sensuale e cattura Janine con il suo sguardo. È così che lo farò. È in questo modo che ucciderò mio padre.